Ciao, sono Marti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo con un sottofondo di parkour, perché avevo voglia, del decorso del mio canale, come è nato e che cosa è successo in tutto questo tempo. Ma partiamo dall'inizio. Il 29 novembre 2020 creai il mio canale, non per pubblicare dei video, ma perché mi piaceva vedere quelli degli altri e volevo iscrivermi e anche mettere dei mi piace, come tanti utenti facevano già, quindi non mi interessava per nulla pubblicare contenuti e tipologie di queste. Con il tempo passato mi resi conto che pubblicare video e crearli era la mia passione. Sì, non avevo mai fatto uno, ma avevo già fatto qualche prova con qualche programma di editor gratuiti. Il 10 luglio 2021 pubblicai il mio primo video. Qualcuno mi seguiva già, mi pare avessi 8 o 9 iscritti, nulla di che, era semplicemente magari della gente che ogni tanto andava sul canale, come già succede, e va ad iscriversi. Pubblicai questo mio video e ovviamente non fece quasi nessuna visualizzazione, penso 4 o 5 nell'arco di 2 giorni. Ma era normale, non ero per niente conosciuto e non lo sono nemmeno adesso, dopo ben un anno. Il giorno dopo, ovvero l'11 luglio 2021, raggiunsi i 10 iscritti. Sì, un traguardo misero, ma per me era molto importante. Tra queste poche persone che mi hanno supportato ricordo ad esempio i miei amici, quindi Anto, che saluto e ringrazio, Lapo, Ale e anche un altro paio di persone che ora non ricordo. Passa del tempo, io pubblico un bel po' di video durante l'estate e mi ritrovo al traguardo dei 50 iscritti il 19 settembre 2021. Per me era un grande traguardo perché cominciavo a capire che piacevo su YouTube. Va bene, era un piccolo arco di persone, ma almeno capivo che qualcuno credeva in me. Infatti, dopo nemmeno 10 giorni, il 27 settembre 2021, raggiunsi i miei 100 iscritti, un traguardo che per me, 2 o 3 mesi prima, non avrei mai pensato di tagliare. Così continuai a pubblicare video su parkour, mappe, minigames, altri giochi penso di aver portato o ho portato successivamente Rocket League, GTA. Nel frattempo ricevetti questo computer con cui sto registrando adesso, che mi ha cambiato la vita, o più che altro il canale, dato che registravo sì in 60 fps, ma purtroppo il mio Mac non riusciva a reggere la qualità e registrava forse in 480p, ma veniva tutto sgranato. Quindi con questo computer sono riuscito a pubblicare sempre video in HD, a fare delle live più pulite e a cominciare ad avere un pubblico anche su Twitch. Passa ancora del tempo, il mio canale supera 6 mesi di vita e arriviamo il 30 gennaio 2022, quindi nell'anno successivo, ai 150 iscritti. Va bene, un altro piccolo traguardo che mi solleva il cuore. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno deciso di supportarmi e che lo fanno ancora. Infine arriviamo ad oggi, per me è il 9 luglio, per voi sarà domani, quindi il 10, ma ho deciso di registrarlo il giorno prima, dato che non avrei avuto il tempo di farlo. Come dicevo, arriviamo ad oggi con 9340 visualizzazioni, che non sono poche per il mio canale, anche perché ad ogni video ne facevo pochissime, ma dato che ne ho pubblicati molti di più di canali che hanno anche magari più di 200.000 iscritti. C'è gente che si è fatta un casino di iscritti senza fare nemmeno 10-15 video e non mi spiego come. Va bene, saranno bravi, avranno talento. Mentre io ne ho pubblicati ben 285. Ragazzi, 285 video, 286 con questo, in un anno non sono pochi. Vuol dire che io avrei potuto pubblicare quasi un video al giorno. In verità ne stanno uscendo un casino ultimamente, ma ci sono stati periodi molto bui dove non ho pubblicato praticamente niente. Infine, gli iscritti che conto in questo momento sono ben 195. Dovrebbe uscire a breve uno speciale, appena arriveremo a 200, ma questo non avrà nessuno spoiler. Vi dico già che c'entra Marti 104 e Luca 104, due personaggi che si sono creati con il tempo. Ah, ovviamente ho conosciuto molta gente, tra cui Luca, Tommy, Daniele, un casino di persone che mi hanno supportato. Ringrazio anche per il supporto su Twitch, dato che comunque anche lì abbiamo raggiunto i 69 follower, quindi grazie. Vi dico già che ai 100 uscirà anche lì un piccolo speciale. E niente, noi continueremo a crescere, questo non lo so, continuerò a pubblicare contenuti. Io lo faccio perché mi diverte. Sì ragazzi, avete ragione, questo non era proprio uno speciale un anno, ma mi è piaciuto raccontare l'esperienza che ho avuto qui su YouTube, come è cresciuto il mio canale, più o meno. Ve l'ho fatta abbastanza breve. Io vi ringrazio per
tutto il supporto. Vi ricordo, iscrivetevi, campanellina, seguitemi su Twitch, che lì spesso siamo in live. Vi ricordo la mia playlist di Spotify e il mio profilo Instagram. Grazie per tutto, ci vediamo presto. Ciao!